Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di quel tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Manor Lords, signori. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati con il nostro buon Lord Alfredino. Ci stavamo attrezzando per la nostra nuova regione dopo che questa qui, bene o male, si mantiene. Quindi la stiamo iniziando a lasciare andare. E allora, un paio di cose che poi ho notato anche editando il video, eccetera, eccetera. Sto registrando di seguito, quindi abbiate pazienza, mi avete detto consigli, eccetera. Però per quanto riguarda la tassazione, poi facendomi due conti, sostanzialmente mi sa che ogni tot di tempo, non so se ogni mese, mi sembra una cosa del genere, quando abbiamo la tassazione che è al momento al 10%, ci dà un 10% dei soldi che abbiamo qui, ce li mette nel nostro conto. Ora direi che un po' di soldi ce li abbiamo qua, quindi possiamo anche abbassare. Ah, vedi, ok, qua ci fa 9, 17. Ma io posso cambiarlo, tipo se metto 8, 5. Cambia se lo spostiamo. Allora, prima stava a 10 e perdevamo 9. Se lo mettiamo a 5, perdiamo 4. Allora, al momento facciamo una cosa, mettiamola a 9, perché stanno perdendo un po'. La tassazione si sono incazzati forte. Meno 26%. Cioè, meno 26. Madonna, sono cazzosi, non le vogliono pagare le tasse. Oh, e qua Lord Alfredino, come campa? Lui è un lord, c'ha un certo stile di vita, signori. Non è vero, sta sempre per le campagne a piedi qua. Vabbè, comunque, concentriamoci un po' sul Waldbrand, dove abbiamo un punto che sto tenendo perché ancora non so dove. Non lo so, signori, non lo so dove buttarlo. Sarebbe buono questo, che la capacità dei depositi di bacche è doppia. Perché qua già c'hanno un bel depositone di bacche. Deposito ricco, 128 rispetto magari a questo deposito qua che di base ce n'ha 48. Però se lo mettiamo ancora più ricco, signori, possiamo esportarle come se non ci fosse un domani. Per carità, poi magari a livello economico non è il top. Però magari mandiamo le bacche qua, ci facciamo mandare qualcos'altro. Insomma, abbiamo qualcosa da barattare. Più che altro perché poi, vabbè, questo non è collegato a nient'altro. In realtà possiamo fare l'apicoltura. Raccolgono miele. Allora, il miele all'atto pratico mi sa che lo possiamo. Vabbè, se lo mangiano e lo vendono. Potremmo esportarlo di qua. E potrebbe essere un cibo in più. Potrebbe. È una varietà in più di cibo, sì, eventualmente. Vabbè, qua abbiamo due famiglie al momento senza lavoro, tra virgolette, e cioè, in realtà costruiscono cose. Non so se darmi un po' alla coltura. La segale qua è potente, forte. Però la segale la dobbiamo sbloccare. Se vogliamo arrivare alla segale, dobbiamo passare per le mele. Ma come per le mele? Mannaggia la puttana, è una stronzata, cioè nel senso. E mo? Valutiamo. Allora, intanto facciamolo un bel terreno fertile. Allora, farro o segale, comunque il territorio è quello, quindi possiamo fare una me mega fattoria. Potremmo fare da qua. Ah, la strada qua si interrompeva. E allora aspetta, fammela collegare da qua a qua. E poi ne facciamo un'altra. Oddio, mo vediamo. Potremmo fare anche veramente un campo enorme. E sti cazzi in ce lo metti. Tipo così. Così. No, me lo devi fare. Bravo proprio. Boom. Beccate sto mega campo. Poi mi devi fare pure una mega fattoria, però, perché sennò.
La potremmo mettere sia qua che qua. Dipende poi dove ci espande. Oddio, noi qua volendo ci possiamo pure mettere con le case. C'è sto terreno qua. Potremmo fare pure così. E vabbè, le case quelle là sopra ancora non sono abitate. Però qua sotterranea. Allora facciamo 1 2. E basta, va bene tutto, no? Così. 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 Meno. Va bene così. Un po' meno. Lo facciamo. Sì, meno, dai. E mercato lo mettiamo qua. Beh, il mercato poi come se vogliono organizzare. E qua la strada ce l'abbiamo? No, qua una strada non ce l'abbiamo. Possiamo farla da qua a qua. E da qua anche a qua. Come mai la curva? Vai. Non che necessitiamo di tutte queste case, ma sono importanti, signori. Sono molto importanti. Potremmo fare pure così, oppure lasciamo la parte centrale. Potremmo lasciare la parte centrale. Così, molte meno. 1, 2. Oppure ecco. Sì, non ho lasciato spazio per ricollegarmi là, che poteva servire come cosa, però va bene, no? Nel giro lungo. Ok. E qua poi vediamo che metterci, insomma. Intanto capiamo qua come stanno messi. Qua c'è arrivato qualcuno ad abitare? No, ancora no. Ok. Vabbè, piano piano arriveranno, dai. Qua siamo a settembre. Allora, facciamo così. Così almeno nel mentre costruiscono. Tanto più di quello non possono fare. E qua ho messo il capanno del guardiaboschi. Ok, ma vediamo se pianta qualcosa. Iniziamo a far fare cose. Qua va bene, poi facciamo la rotazione. E l'anno successivo ci possiamo mettere il grano. Ok, nuova famiglia trasferita. Non sappiamo ancora dove, ma ok, dai. Un po' di soldi, pochini li stiamo facendo. Vabbè, l'approvazione è un po'... non è alta, ma vabbè. Varietà di cibo, varietà sul mercato. Dovrebbe aumentare abbastanza velocemente. Insomma, hanno tutto ciò che necessitano, tra virgolette. Tra molte virgolette, però. Poi mettiamo... ecco, io magari ti posso mettere... vediamo un po'. Che poi vedendole magari mi riviene in mente cosa ci può servire. Vabbè, questo sicuramente ci serve. E potrei metterlo qua. Questi a caccia come stanno messi? Bestiame. Vabbè, ci arrivano là, no? Troppo lontano, no? Non credo. No, lo stanno a pià.
Calcolando che questo anche è abbastanza ricco, potrei anche fare così. Ci metto due persone. Allora, facciamo quello là per il bestiame. Questo ci sta, il bestiame? Credo di no. Allora, uno compramelo. Che magari lo utilizzano per spostamenti vari ed eventuali. Qua vabbè, li devono costruire. Magari come prima cosa mettiamo un po' più di priorità alla fattoria. Che poi pian pianino, insomma. Qua abbiamo fatto un bel campo, un po' come questo qua. Vedi come ci lavorano... Bravi tutti. Allora, diamo un'occhiatina in generale come siamo messi. Ok. Quindi rivendicare altri territori è utile fino a un certo punto, in realtà. Perché effettivamente poi... Oh, è arrivata una famiglia qua. E quindi andiamo con verdurine. Poi, signori, io, visto che ne avete necessità, vi andrei a fare anche... una... Via fama a chiesa. Chiesa ci potrebbe anche stare. Queste sono estetiche. Va bene. Anche perché la chiesa è una di quei cosi basilari che gli servono. Ah, le assi mi mancano. E allora dobbiamo fare una cosa. Uno qua. Più legname. Questi di più per lavorare qua. E mi serve quello che fa le assi. Oh no, mi perdo sempre qua sti cose. Ma cazzo. Trasformo le legname in assi. Quindi lo mettiamo qua vicino. Anche qua in realtà c'è abbastanza. Così lo vanno a prendere direttamente da qua. Pure questo me lo fate velocemente. Iniziamo a fare un po' di assi magari. Madonna, pure qua, Immer. Guarda quanti soldi ci abbiamo. Quante bacche stiamo esportando? Scorte danneggiate, va bene. Abbiamo per 14 mesi. Più che altro il combustibile. No, ma è tanto. 2K. No, c'è un problema. Non credo sia. Verdure 1.6K. Le bacche zero, ma non è vero. Allora, a parte che le bacche ce le dovevamo tenere, quindi penso le abbiano consumate. Quest'altra... Ah, Wallbrand. Eravamo... Forse eravamo un po' più dietro da qua e quindi era rimasta all'altra regione. Infatti qua ce l'abbiamo le bacche. È qua che non abbiamo le bacche, ma abbiamo un quantitativo di verdure spropositato. Ma tenetevele che a Magna fa sempre bene, eh. A Magna fa sempre bene. Allora, qua che abbiamo fatto? Le verdure ce le abbiamo messe. Qua è arrivata una famiglia e le verdure ce l'hanno. Qua abbiamo lasciato spazio per il mercato. Qua le famiglie ancora non ci sono arrivate. Questa l'hanno terminata e ci mettiamo uno a fare le assi. Poi fammi vedere se qua no, ancora non hanno fatto. Punto di raccolta. Ok. Allora qua come detto siamo... Le bacche ci salvano, giustamente, poi. Ma vediamo un attimino dove vanno ad abitare. Ah, vedi, qua ci sono venuti subito ad abitare. Ma perché queste non mi piacciono? Sono pure grosse. Ah no, qua mo ci sono venuti. Fate le verdurine. Per questi altri, allora, vediamo. A livello di cibo, vabbè, carne, ok. Verdure, uova, un po' di uova in più. Qua possiamo fare del pollo. Oddio, secondo me quelle per il pollo pure con i polli piccolini le possiamo fare.
Non credo che ci sia necessità di fare mega case. Ah, perché queste però stanno sul confine, quindi in realtà non so dove rientrano. Perché questa è la linea di confine, quindi facciamo una cosa. E vabbè, perché mi devi fare sta curva stronza? Mettimelo giusto sul confine. Ok. Strada. Facciamo così, signori, che facciamo un'altra cosa. Facciamo piccole delle case qua. Che poi piccole, piccole relativamente, perché qua fatte così. Sta minchia. Da qua a qua non sono poi tanto piccole. No, no, va bene così. Sì. Vai, vai. Il mercato l'abbiamo fatto qua, magari ne faccio un altro qua. Puoi farlo anche così, così. Qua ci arrivi. Deve arrivare là sotto. Con la curva no, eh? Però falla arrivare qua, che te devo dire. Assi, assi, assi ne stanno facendo, anche con più calma però, eh? E gli volevo fare una chiesa in realtà, perché necessitano un pochino di chiese. Tipo queste ok le abbiamo fatte. Questa l'abbiamo fatta. Vabbè, quella non ce l'abbiamo. Miniere poi vediamo un attimo. Quello per le bestie lo devono fare. Sì, dai, facciamo una chiesa. Te la posso fare qua. Perché è uno dei bisogni fondamentali, apparentemente. Poi abbigliamento con calma. Abbigliamento con calma perché per fare l'abbigliamento dobbiamo un attimino organizzarci. Dobbiamo livellare un po'. È arrivata una famiglia anche qua, bravissimi. Fateci le verdurine. Qua per il momento va bene. Bacche quante ne abbiamo? 107. Sono tornate le bacche? Dai, eh. Qua... Oddio, per il momento... È possibile che... Questi però la stanno a pia la ciccia. Però non li intaccano per niente. Forse ce ne vuole un altro addirittura. Essendo ricco. Però mi servono più famiglie, siamo arrivati già a tre. Magari mi fate una cosa qua. Altre due famiglie. Ok. Perché poi ne devo mettere una alla fattoria. E niente, poi dobbiamo aspettare. Quanti soldi abbiamo? Però vedi, queste rientrano da quest'altro lato, sì. Quindi da quest'altro lato che gli manca? Uova? Beh, tra verdure e cose è meglio le uova. Le mele ce n'hanno abbastanza. Facciamogli un po' di uova.
facciamo le uova. Senza metterci una famiglia aggiuntiva, che cazzo. Tanto là c'è sta spazio. Per carità, pure se crescono là non è male, però. Ok. Qua c'è solo una famiglia. Verdurina. Qua le bacche un pochino le stanno intaccando. Bravissimi. Aspettiamo l'arrivo di altri eventuali cittadini. Qua abbiamo messo i polli, no? Sì. Ok. Qua gli alberi un pochino stanno ricrescendo. Boscaiolo sta boscaiolando. Allora, abbiamo autonomia per 19 mesi lato cibo e per 7 mesi lato combustibile. Potremmo usare un altro di questi per il combustibile, ma non è strettamente necessario. Qua ne abbiamo messi due perché qua, qua con legname stavano a spragnare tutto. E... ah sì, magari possiamo... riserva per costruzione, allora... La riserva non sarà mai utilizzata per la creazione, in modo da lasciare abbastanza risorse grezze per la costruzione. Sì, me ne lascerei una... trentina, magari. 30, ok. Eh sì, perché tanto di assi ne abbiamo 30, quindi... mo abbiamo fatto la chiesa, quindi va bene così. Stiamo facendo la chiesa. Allora, qua... va bene, quello è arrivato. Qua l'hanno costruito. Sì. Quindi compro questo e ci dovrei mettere una famiglia. E poi un'altra famiglia dovrei mettere alla chiesa. Dai, venite, venite, che c'è posto per tutti. Prego, prego. Mo uno solo sta a costruire. Ah no, qua hanno fatto. No, non è vero. Sono ancora work in progress. Vabbè, però con le case disponibili dovrebbero arrivare altre famiglie, no? Ecco qua il mulotto che è arrivato. Senti il sound. Allora. Con le bacche stiamo belli cariche. Se no dobbiamo aspettare l'inverno per fare altre cose. Perché l'inverno possiamo togliere 4, 5, 6 famiglie da qua. A voglia. Magari durante l'inverno mettiamo un'altra famiglia qua. Per la caccia. Che ci potrebbe stare. Magari la posso mettere anche qua, un altro coso di caccia. Distanza più o meno quella, ce la fanno, dai, tanto questi... Comunque l'area di caccia è abbastanza grande. In modo tale che durante il periodo invernale si dedicano un pochino alla ciccia invece che a... alle bacche, che naturalmente non ci saranno più. Qua stanno ricrescendo gli alberi, bravissimi. Vediamo se qualche famiglia... Ok, qua qualcuno sta arrivando. Soldi un pochino ne abbiamo. Pellame lo facciamo dopo, dai. Mo continuiamo con l'orto. Pure qua. Perché verdure ne abbiamo non tantissime, dai. Poi appena accumuliamo anche un po' di grano, tra 2 anni praticamente. Allora, abbiamo un altro colono. Bravissimo il colono che è andato ad abitare qua. E quindi mi fai la verdurina. E poi vediamo anche di livellare le case di livello 2. Ci manca la fede e il bestiario. Che poi, scusa, bottega del sarto. Il sarto mi può fare questo. Gli indumenti. Che me li fa con
Il filato e le tinture, roba che non possiamo mai avere. Sì, potremmo fare questo, il filato di lino, ma che moda. Sembra strano, cioè un requisito per livellarle è qualcosa che non abbiamo? Non mi pare una stronzata, non mi ricordo io però. Carrelle di abbigliamento, possibile lo dobbiamo importare? Mi sembra un po' strano. Però può essere, è possibilissima come cosa. Qua la famiglia ce l'abbiamo messa? No. Ok, adesso... No, ce l'abbiamo... Sì, libera, vai. Perfetto. Quindi adesso almeno lato fede stanno parati. Immer... Ma non è la nostra? Sì, rivendicazione in corso. Aspetta. Aspetta, dove cazzo andate, belli? Cazzo, questi arrivano subito. Veloci, eh? Ok. Si può campare così comunque. Frutteto stiamo noi. Guarda come vanno, aspettate, vengo pure io. Dal frutteto col furore. Do passiamo qua? Seguiamoli, signori, seguiamoli. Dove stanno? Aspetta, no, questi sono pezzi di merda. Questi vanno con gli archi. No, andateli subito a rompere il culo. Voi tre là. E voi mi attaccate questi qua. Ah, mo ve ne scappate. Ah, pezzi di merda. Chi sono questi? Chi siamo noi? Chi sono loro? Dove sta mannà? Che siamo noi questi? Andiamoli a PA. Cori, cori. Mamma mia, Lord Alfredino, come conduce le truppe. Dove vanno le truppe? Giovani, ma sta mannà, giusti? No. Ma che ne so. Vai così. Fomentatevi. Mamma mia, che rissosite. Lord Alfredino paura non ne ha. Nella mischia lui sempre si butterà. Stavo a seguire gli altri io? Sì, stavo a seguire gli altri. Quelli con la bandiera così sono avversari. Noi che cazzo di bandiera ce l'abbiamo? Ah, questa, ok. Vai, sfonnateli. L'altra unità nemica dove? Qua. Vabbè, tanto questi qua vengono. La cosa positiva è che non... Non fanno i bastardi tipo che vanno dietro le linee a darci fuoco a casa. E quello potrebbe essere problematico.
Qua abbiamo 12 famiglie che non fanno niente, ma signori, onestamente non è che abbiamo tutta sta necessità. Cioè, stiamo veramente... Qua abbiamo trovato il giusto equilibrio, veramente. Le assi forse un pochino poche ne abbiamo, ma... Cioè, non stiamo comunque a fa più niente, nel senso, quindi... Penso che vada pure bene. Sono discretamente felici, manca un po' assenza di intrattenimento, che non so che voglio. Tassazione meno 2, assenza di intrattenimento. Oh, quello era il mese prima. Vabbè, manca solo intrattenimento, che... Insomma... Taverna c'è. Poi non ci sta la birra, è un altro discorso. Come sta manna qua? Vai, va. Andate a dare una mano. Dai! L'altra unità nemica, fermi. E dai, leva sto cazzo di coso. Che vuole? Posso rendere a fare, eh? Se rinuncio a tutte le... Rispondi. Ma devi far vedere dove stava l'altra unità individuata, però, perché sennò... L'importante è che non ci attaccano su più fronti, perché quello potrebbe essere un problema. Allora... questa... Allora, ma in linea teorica, se io faccio così... Ah, vedi, poi la posso ricompattare così. Perché a sto punto ci conviene appena fatto così... Facciamo così e poi le rimettiamo. E stanno freschi? No, non particolarmente, però... Vabbè, questi li mettiamo qua magari. Tanto questi sempre da qua sotto arrivano. Sti pezzi di merda. Vabbè, comunque, tornando a noi. Allora, qua sono finite le bacche che stiamo ad agosto. Ma sono finite perché? Perché si sono magnati o... Ah no, aspetta, però uno ce l'ho... Due ce li lascio a lavorare perché... Penso che le debbano anche trasportare queste altre bacche. Togliamone due da qua e li mettiamo qua. La ciccia c'è ancora abbastanza, vabbè. Allora, verdure ce l'abbiamo. Bacche, uova, mele no, carne neanche perché se la mangiano evidentemente. Oddio, le uova com'era? 34 uova, ok. Ma qua non vengono ad abitarci, quindi... Un po' quello il problema. Poi capiremo un attimo il bestiario anche, come vogliamo organizzarci. E poi non so che... Ci stanno due noi di nemici, uno ce l'abbiamo, però va bene, nel senso. Allora, fatemi un attimo pensare come... Qua il mercato, ok, potevano anche allargarlo, però evidentemente va bene così. Qua avete fatto il... Sì. Bestiame ce l'abbiamo. Non so, però. Prendi questo e poi amplialo. Che se faccio il contrario poi un po' devo via. Era bestiame, ma dovevamo aspettare. Qua, come detto, stanno attrezzati. Questo sempre verdurine, che è bello grande. Poi queste qua le mettiamo con i pollai. Sì, mi dovrà bancarelle di abbigliamento. Allora, potremmo... ma quante poi ne mandano? Io quello vorrei capire, se gli mando qualcosa per ottenere vestiario...
Come cazzo facciamo dopo? Pure qua, che tipo di vestiario ci abbiamo? I mantelli. Gli mandiamo i mantelli. Bestiamo stata scambiata comunque, penso. Mi capisco. 102, sempre belli carichi stanno. Allora, invece di mandargli le assi, gli mandiamo i mantelli. E ci prendiamo le bacche. Poche però, eh. Valore di scambio. Durante lo scambio di merci tra le regioni, il valore di scambio deve essere bilanciato. Ad esempio, se scambi un'unità di ferro a 14 monete d'argento per un'unità di legna da ardere a 7 monete d'argento, il valore di scambio equivale al doppio. Ricevi 2 unità di legna da ardere per ogni unità di ferro. Quindi io le devo dare 4 bacche per ogni mantello. E freghiningulius. Eh no. Ma scusa, ma sono sempre io, ma mi posso fare gli scambi che cazzo mi pare a me? O no? 274 bacche. L'importante. Allora, aspetta, l'importante. Dispensa. Mi devi calcolare che le bacche. Vorrei avere qualcosa di fisso in modo tale da dire ok, però a tot bacche fermatevi, cioè mi dovete tenere almeno 100 bacche. Si può fare? Non credo. Vabbè. Fammi vedere se questi sono ripopappati che dobbiamo stare accorti, eh. Vabbè. Questi in dove sono arrivati, sti cittadini? Questa. No, questa è nostra qua, eh. Nel senso. Una natura molto più veloce, di campi più. Però comunque non arriviamo a quell'altro. Perché io la sega le volevo fare. Volevo fare a segales. Però. Andiamo un po' avanti, va. Cerchiamo di barcamenarci un pochino. Ok, pian pianino stanno arrivando, dai. Non so dove, ma. Ah no, Immerut, l'altra zona. Ok, ma che cazzo? Ma com'è possibile che vengono tutti qua? Mo' per carità, ho capito che si vive quasi bene. Corpi in attesa di sepoltura. E quelli li dovete andare più a voi, belli. 178 corpi. Mo' lo so che stanno lontani, ma. Stanno andando più ai cadaveri. No, manco per il cazzo. Così? Beh, no, non credo stia portando un cadavere. O forse sì, ma non ce lo fa vedere. Da come sta, sembra. 178 cadaveri ci stanno comunque. Vabbè, me li devono andare più a qua. Però quella è la fossa. Si sta lontano, per carità, però. Dove sta il mercato? Che cazzo ne so. Vabbè, comunque. Noi continuiamo a controllare qui. Queste case ancora disabitate e va bene, tra virgolette. Allora, qua. Inizieremo a vedere un pochino se ci portano qualcosa. Sì,
66 ancora. Non è che abbiamo tutta sta moneta per importare cose. No, però dovrebbe... Ci basta, è vero, non ci servono i vestiti, ci serve solamente o filo o cuoio o filato di lino. L'unica cosa che possiamo fare è... sì, questo. Perché tanto a caccia un po' ci vanno. La lana non ce l'abbiamo, quindi... Pellame ne abbiamo da qualche parte, eh? 109 pelli, sì, quindi un po' di cuoio lo possiamo fare. Qua possiamo fare la zona commerciale di produzione. Sì, te devi levare dal cazzo. Facciamo, iniziamo a fare un po' di cuoio, dai signori, è vero che non... A volte mi dimentico le cose. Allora, qua abbiamo 5 famiglie libere, quindi linea teorica buone per costruire. Attenzione. Qua i cadaveri a quanto stiamo? Li hanno tolti? Credo di no, però. Ah, no, sì. Vedi se sono dati la fa, bravissimi. Questi stanno stanchi? Efficacia 90. Io per il momento li sto tenendo, ragazzi, perché per quanto... Vabbè, ancora c'è stanno... vedi? Mo' l'ho detto. È sempre buono tenerli pronti, perché questo è un attimo. È un attimo che vengono a rompere i coglioni. Allora, qua come stiamo messi? Questo me l'avete costruito? La conceria, bravissimi. Mettimici una famiglia, dai. Sì, dai. Vai, vai. Pestateli. Aspettate. Aspetta. Gli arcieri. Allora facciamo una cosa. Questi deviamoli qua. Un po' alla volta, signori. Prima gli arcieri ci dobbiamo togliere dal cazzo. Fate così, anzi. Uno agli arcieri e l'altra a questi. Merda, qua me li hanno sfonnati. Vediamo se tornano indietro. No. No, però sì, in linea teorica. Ok, se ne sono andati? Mi sa di sì. Insomma, signori. Non benissimo, non benissimo. Quindi abbiamo perso un po', abbiamo perso questa qua, mi sa, sì. Diciamo che questa la ricostituiamo e questa pure. Pure se saranno un po' più stanchi, però almeno saranno tutti. 35, 36, ok. So che c'ho solo questi con la lancia, però signori, noi quello facciamo, cioè quello produciamo nel senso. Quindi per il momento va bene così, tanto se li riusciamo a tenere a bada, poi non è che dobbiamo sta proprio. Allora, quale bacche le avete tolte? Sì, stiamo a ottobre, quindi due famiglie le possiamo mandare da qualche altra parte, in linea teorica sì, magari siccome io potrei dimenticarmi di rimettercele.
Faccio che ne tolgo una e una. E in questo periodo potete eventualmente fare questo upgrade qua. E questo upgrade qua nel periodo invernale. E va bene. Poi questo qua sta conciando. Sì, quindi controlliamo se qualche casa aggiunto. Vabbè, vediamo pian pianino. Ok. Vediamo pure questi indocazzo stanno andando ad abitare. Ok, qua però abbiamo attrezzato. Questa casa no. Grande, quindi verdure. A cibo come stiamo messi? Verdure ne abbiamo un po' di uova. Dovete andare a queste case qua. Ci siete venuti? Bravi. Bravi, bravi. Allora, pollame. Pollame. Beh, fate prima pollame. E basta, perché poi altre case ce l'abbiamo. Il livello di approvazione è molto basso, ma di là penso di sì. Ma sempre per i cadaveri. Ma se non li andate a PA, porca troia, stava bassissimo, 181. Ma siete voi che li dovete andare a PA, non è che cazzo vi devo dire. Io ho segnato un sacco di persone, mo non è che posso. Dichiarazione di pace, cioè ha finito di rompere il cazzo. Vediamo, aspetta, andiamo un po' avanti. Facciamo una cosa. Sì, magari vanno a lavorare e ripiano pure un po' dei cadaveri qua. Vi riportate due cadaveri? Già che c'è state, no? È necessario un mulo per baratti di alto valore. E ordina un mulo, che cazzo te devo dire? Non ce l'avevate già ordinato, no? E aspetta, però il baratto non mi serve più, fermi tutti. Stavo a fare una stronzata io, scusa. Rammonta tutto. Rammonta tutto. Oddio, qua le bacche servirebbero, però. Mamma mia, qua la cosa. Però è solo per quello, penso. Corpi senza assenza di intrattenimento. Sì, solo per i corpi senza sepoltura. Amore risale, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Ma che abbandonate città, dai, non rompete il cazzo. Allora, qua i cibari stanno a fa. Ciccia ce n'abbiamo, verdure pure. Ma arriveranno un po' di uova. Poi quando inizieranno a lavorare qua, stanno lavorando, ok. Visto com'è grande il campo, nella fattoria... 1, 2, 3, 4, 6 famiglie dovrebbero bastare qua. Ricordiamoci che poi ne dobbiamo rimettere comunque 3 e 3 pure qua. E poi rimaniamo senza. Però nel mentre arriverà qualcuno. Siamo fiduciosi. E soprattutto cerchiamo di capire se qualche casa può arrivare a livello 2. Eccole qua. Una e due. Perfetto. Che mi serve per un altro punto. E poi stiamo a posto per un po'. Facciamole durante il periodo invernale. Oddio, magari ne potremmo fare pure.
1, 2 e 3. Sti cazzi. O che ci stanno un po' di famiglie al lavoro, sfruttiamole, signori, perché poi quando tornano le bacche, sei famiglie, stanno occupate, quindi. Ok, mo il prossimo livello è livello 2 o superiore, ne dobbiamo avere 5. Va bene. Qualche altra casa può essere livellata. Yes. 2 o 5. Penso che bastano anche 1 e 2. Perfetto. E una volta che le finiscono di costruire dovremmo arrivare almeno a ad averne 5, quindi abbiamo un altro punto. E quindi poi in linea teorica, se vogliamo arrivare qua, dobbiamo fare le mele, questo. Poi che potremmo fare? Riducere la quantità di danni provocati dalla siccità. Oppure un aratro. Però vedi, l'allevamento di pecore bisogna farlo se si vuole fare il panificio. Non è estensione del panino, produce pane utilizzando la farina con il doppio dell'efficienza del forno comune. Vorrei fare un po' queste, però non credo ne riusciremo a fare tante. Non lo so, mo vediamo una cosa alla volta. Certo, dover fare per forza le mele perché questi sono stronzi è un po' così come cosa, però va bene. Allora, qua ci stanno le famiglie. Sì. Qua il coso delle mele secondo me è piccolino, che dite? Prossimo livello ne dobbiamo avere 7 di livello 2 superiore e 3 di livello 3. Allora, noi quante ne abbiamo? 6, quindi un'altra di livello 2 e poi 3 di quell'altro, quindi ne dobbiamo portare altre 3. 1, 2 e basta, è finita la legna. Oltre al fatto che hanno anche necessità un po' diverse, questi mo vogliono anche taverna, livello di fede più a... Che cazzo vuoi? Almeno una chiesa in pietra. Minchia, le tegole con l'argilla per... No, si può fare 10 tegole. Copia le tegole. Sto andando a più all'argilla. Rottura di cazzo però, cioè eccessivo. Questa alberi, aspetta, ma deve essere messa proprio sopra? Effettivamente. Penso di sì, direi però. Così. E poi come detto qua andiamo a costruire cose, quindi eventualmente mi prendi quello che fa le tegoline e me lo metti qui. Piano piano, signor. Miniera costruita già? Bravi. Mettimici 3 persone, non durerà tanto, a meno che non andiamo a sbloccare l'abilità per la cosa mineraria, che è questa qua. Ma io vado da una parte o vado da un'altra, quindi qui non si può, non si può. Noi abbiamo 2 punti adesso, vogliamo fare un po' di mele? Adesso vogliamo fare quello per forza. Mele e segale. Facciamo direttamente così, perché qua la segale poteva essere bella potente, eh? 57. Allora l'anno dopo mi fate la segale subito, uno dietro l'altro. Bravi. E nel mentre qualcuno qua vuole fare e mele? Volete fare due mele? È piccolo il... Fammi vedere quanto, cioè se prendono tutto lo spazio per il meleto oppure no. Non particolarmente in realtà. Secondo me potrebbero anche andar bene. Sono più piccoline, per carità, però... Questi hanno necessità di tutto. Dio santissimo. Dove stanno? Qua. Da dove vengono? Ok.
Allora. Uno. Due. E tre. Ok, poi. Tornando a noi, di cosa stavamo parlando? Hanno fatto perdere il filo. Ah, è mele. Ah no, che questi avevano necessità di tutto in realtà, del mercato. Cosa da ardere? Ok. Il mercato qua lo potrebbero fare, quindi in realtà non credo sia quello il problema. Bancarelle combustibile. Onestamente non penso sia neanche poco quello. Forse è un po' troppo lontano. Potremmo farne un altro qua. Ho paura solo di dar fastidio a... Gli animali o altro. Metto qua. Qua sopra, dai. Vabbè, comunque sta di fatto che mi dovete fare mele. Uno. Due. Tre. Vogliono 3 anni prima che crescono. Vabbè, però. Pure questo e basta. Oddio, basta. Mo potremmo in realtà metterci più famiglie anche. Anche per il semplice fatto che magari standoci più famiglie in una determinata... Mo, questo magari non è proprio necessario. Però... tipo quelle con le verdure, magari ci stanno più persone, quindi... Si girano il lavoro, dai. S'attrezzano, insomma. Vabbè, comunque qua... Siamo parati, tra virgolette. Ora, dovevamo... Quello delle tegole l'ho fatto, sì. Combustibile te lo vai a PA e mi metti uno che fa le tegole. Le tegole non è che me ne servono in quantità industriali. Giusto per... Qua come va invece? L'argilla, ok. Adesso in totale quanta ne abbiamo? 19. Guarda, pure uno in meno qua. Tanto mi servono giusto 10 tegole per la chiesa. Poi per le case. Ma possiamo anche andare con calma. Dove cazzo stanno le tegole? Eccole qua. Al momento non ce l'abbiamo, ma va bene. Andiamo a controllare questi dove stanno. Vabbè, arrivano piano piano, quindi. Che fa, se ne arrivano? Ok. Si stanno a caricare? Non sanno manco loro che cazzo devono fare. Vabbè. Teniamo d'occhio qua la situazione. Vedi, mo con due di quelli la ciccia la pigliano, eh. Quanta ce n'abbiamo però da parte? 44, dai. Almeno abbiamo anche un po' di pellame per fare del cuoio e stanno parati. E va bene. Questi mo vorrebbero la taverna. La taverna mi ci servirebbe anche il... No, non posso fare. Questa è un po' più problematica. Perché? In questo caso... Per fare questo mi serve il malto, per fare il malto mi serve l'orzo e per fare l'orzo mi serve un campo decente. Che non credo di avere qui. Quelli nel mentre, ogni tanto vado a controllare. Dimmi che c'è qualcosa che posso orzare da qui. Questo è un terreno veramente di merda per l'orzo.
Guarda là, ma com'è possibile che i nostri confini siano precisi dove l'ho... Ma scusi, che poi lo faccio qua, l'orzo che ce fai? Niente, perché serve all'altra regione. Quindi lo devo importare qua l'orzo, per forza. Non lo posso coltivare. Che merda però, non si fa mica così, No, questi caricameli, almeno se sfondano dei bacche. L'orzo lo devo comprare. Però a quel punto devo vendere qualcosa. Cosa riusciamo a fare abbondantemente? Niente. Allora. Vabbè, signori, aspetta che mi sa che siamo andati un po' lunghi. Lo so, qui si va per le lunghe, signori, ma per forza di me è infognantissimo, è molto figo. Vabbè, signori, niente, poi vediamo un attimino come organizzarci, ma... Ah, vedi, questi poi li abbiamo importati. Li abbiamo scambiati. E... Magari, sì, ci facciamo dare un po' di... Ce l'abbiamo di qua l'orzo? Manco per il cazzo, perché pure qua lo importavo l'orzo. Allora, o ne importo più qua e poi me lo mando di là. Però comunque è sempre bilanciato in base al prezzo delle vendite. Quindi pure il baratto è un baratto bastardo. Vabbè, niente. Dobbiamo vedere cosa riusciamo a fare tanto qua per vendere. Per carità, ora come ora l'unica cosa è le bacche. A meno che... Andiamo a fare la tintura. Che sicuramente vale di più. Facciamo un passaggio in più. Perché comunque noi commerciando, se andiamo a vendere le bacche, ce le pagano due. A bacca. Se andiamo a vendere la tintura, 4. Ma cazzo, importarle 14 e esportarle 4. Che cazzo, ma non è normale sta cosa, Mi pare un po' una perculata, mi scusi. Lasci fare un attimo, ma... Mi pare che c'è stata più a peculo. Che cazzo. Vabbè, comunque andiamo a fare tinture qua. E vabbè ragazzi, niente, ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Supportate, sorridete, condividete, fate cose. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, sul secondo canale e su Instagram. Mi raccomando, alla prossima magari li andiamo a piano questi quattro rincoglioniti qua. Se no rimaniamo con sta cosa che ci stanno questi che vanno sopra e sotto e ci danno pure fastidio. È proprio una cosa fastidiosa. Qua si sono ripiati un po', insomma, sempre l'intrattenimento, che il manga non so come si vogliono intrattenere, però al massimo la taverna, ne abbiamo fatta, vogliono un'altra chiesa, si intrattengono con la chiesa, suono della campana, ti intrattiene, non lo so, però ci vediamo alla prossima ragazzi, dai, mi raccomando, come sempre lasciate like, come detto, supportate, alla prossima cari, saluto a tutti da Quel Taleale.